Squadra in partenza per Alessandria. Il Pescara domani alle ore 14 affronterà per la prima di ritorno la Juventus Next Generation. Prima conferenza stampa del 2024 per il tecnico del Pescara Zeman, che domani non avrà a disposizione, oltre a Franchini, a Cornero e Pellacani, anche il capitano Riccardo Brosco, KO causa influenza. Buone notizie invece per Plizzari, il portiere ha recuperato e con molta probabilità sarà titolare. Andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli i momenti salienti della conferenza stampa del tecnico Zeman. Abbiamo avuto questa pausa, per me non siamo riusciti a lavorare come volevo per colpa tra infortuni e Covid e febbre, e quindi si è lavorato maluccio. Comunque quello che abbiamo fatto spero che basta per cominciare. Ma la Juventus per me è la squadra con grandi talenti, poi sono ragazzi giovani, più giovani di noi, e hanno bisogno di esperienza. Penso che è una squadra tecnicamente molto valida, il problema non si fa non farli giocare tanto. E per me è una buona squadra, per me la classifica non rispetta i valori loro. Io ve l'ho sempre detto, io sono contento di quello che ho. Certo che voglio che migliorino i nostri ragazzi, perché per me non hanno fatto il meglio di loro. E quindi io ho tutti i ruoli coperti. Il problema è che la società la pensa diversamente, e di solito la società fa mercato, non lo fanno più allenatori da tempo. In queste due settimane di lavoro, una settimana e mezza che ha avuto, si è fatta un'idea un po' più chiara sul ruolo di play tra D'Agasso, Squizzato e Aloy? Chi nel girone di ritorno, secondo lei, lo può interpretare meglio? Invece hanno più possibilità Squizzato e D'Agasso. Sono diversi, uno è più difensivo, uno è più costruttore. Nell'ultimo allenamento dell'anno, del 2023, lei è rimasto sui gradoni a parlare un po' con Tomassini. Ci può dire cosa vi siete detti, se è possibile, e se lo si è convinto a restare Tomassini? Ho parlato con Tomassini, che al secondo direttore c'ha 10 offerte. Lui vuole rimanere con noi. Quindi poi chi decide non lo so. A me mi sta bene se rimane. Mister, io torno un attimo sul centrocampo, sull'analisi della partita di domani, e poi chiudo con una battuta. Il centrocampo, la mia domanda è questa: Tuniov è il capocannoniere insieme con Cuppone, ma oggettivamente le prestazioni non sono continue. Lei che idea si è fatto del giocatore? Perché De Marco nelle ultime partite, lui che era stato protagonista nel bel Pescara di Chiavari o di Pontedera, è stato tirato fuori? Questo sul centrocampo. Domani si aspetta un Pescara, secondo lei, che deve essere più bravo nella fase di contenimento, visto che ha detto che la Juventus non deve giocare per le grandi qualità che ha, oppure vuole vedere un Pescara proprio molto propositivo, molto offensivo? Ma per essere propositivo deve essere aggressivo, nel senso che deve avere la palla, deve conquistarla. Se li facciamo giocare ci fanno neri, perché sanno giocare. E anche lì, sul discorso di Tuniov, per me è bravo, è fisicamente a posto, tecnicamente pure, solo che c'ha le pause. Durante la partita lui si assenta e se la guarda più che gioca, e deve imparare anche questo. E la battuta per chiudere, ma lei tifa o no Juventus? Io tifavo Juventus per tanti anni, penso fino al 74, e poi ho perso la partita con la Juve su fuorigioco a Bari, gli Schiracci, 1-0, e ho capito che non si può competere.